Spartaco Bagnone. Allora, non è che sono abituato a fare moltissimi discorsi. Sono una persona semplicissima che non ha paura di nulla e diciamo che adesso devo ringraziare pubblicamente Umberto Bossi. Ti ringrazio Umberto, veramente, perché mi hai dato l'orgoglio di appartenere a una comunità. Mi hai fatto ritrovare un piacere che non avevo. E con te ringrazio tutta la dirigenza e tutte le persone, dai militanti al più umile dei sostenitori, che hanno dato, diciamo, questo consenso alla Lega. Voi sapete che in democrazia il consenso si prende e si perde. Se lavori bene ti premiano, se fai degli errori ti penalizzano. E questo è giusto, perché nei paesi democratici succede questo. Noi abbiamo anche pagato, certo, ma ci risolleviamo, perché dagli errori bisogna trarne beneficio. Io sono stato anche consigliere a Sarzana per pochi mesi. Ho creato naturalmente scompiglio, perché vado a vedere quello che gli altri hanno davanti agli occhi e non riescono a vedere. Siccome sono ligure, sarzanese, sezione Val di Magra, noi siamo un popolo laborioso, molto laborioso. Quando lavoriamo non ci piace sprecare il nostro lavoro. Quando stringiamo la mano dobbiamo avere dentro i risultati. E adesso vi vado in due minuti a spiegare il motivo per cui sono qua. Io a Sarzana avevo già presentato al sindaco delle mie proposte per togliere le prostitute dalla strada. Facevano finta di non capire e io li ho massacrati di mozioni. Diciamo, ne ho presentati ben tre nel giro di 3 mesi. Non capiva, sono andato dal comandante della finanza dicendo che lì c'è anche l'evasione fiscale. Studi della Banca d'Italia davano dei risultati: 5,5 miliardi evasi, che prende la malavita organizzata. In più, siccome la prostituzione non è più reato, gli ho fatto anche presente: come mai andate nei negozi con gli studi di settore a far vedere se devono guadagnarci dei soldi? Detto, è gente che lavora, e non andate a controllare queste ragazze. Primo, chi li tutela queste ragazze quando poi invecchiano, visto che non è reato? E allora ho detto, ci sono dei reati che commettono: reddito celato, oltraggio alla dignità e all'igiene, professione, ecco, ci sono varie, adesso scusatemi, sono un attimo emozionato. Il concetto è chiaro però. Riguarda la sicurezza stradale, l'incolumità, diciamo, sulle persone che passano vicino, oltretutto uno spettacolo indecente verso i bambini e soprattutto la dignità verso queste povere ragazze che vengono rapite nei paesi d'origine e sfruttate sulla strada. Quando sono vecchie, poi dopo sono relitti umani e nessuno se occupa. Siccome ho presentato, ho quasi finito, anche in comune, gli ho detto ai partiti della cosiddetta sinistra che vuol tutelare questa povera gente, queste povere, dove siete? Perché non creiamo e riapriamo le case chiuse che sono tutelate, curate da un medico, devono pagare le tasse, quando sono vecchie, diciamo, hanno una vecchiaia dignitosa. E tutto questo lo propongo a voi. Come, sì, diciamo. Grazie, nella mozione c'è appunto la richiesta di eliminare. Grazie Spartaco. Stefania.